Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire un prodotto ideale per chi ha problemi nella zona lombare, di cervicale in generale, anche un prodotto adatto per riscaldare il proprio letto e vi spiegherò tra poco perché. Si tratta del termoforo della marca Imetec, eccolo qua. Questo una volta che lo si indossa, l'ho acquistato ad un prezzo di 40 8 euro se non sbaglio, qualche settimana fa. Adesso guardando sul sito è scontato del 33%, 46 euro c'è scritto, e quindi vi lascio il link in descrizione così magari lo trovate anche voi scontato. Ci sono diversi modelli. Questo è un modello appunto che si va ad allacciare con questa fascia alla zona lombare, ma potete anche usarlo per appoggiarlo alla zona delle spalle o anche, come faccio io, per metterlo in maniera orizzontale all'interno del vostro letto, sulla superficie del letto, chiudere appunto, coprire con le coperte e devo dire che il letto in pochissimi minuti si riscalda, quindi sia come scaldaletto ma anche per tenerlo indossato quando siete al computer o sul divano per avvolgere, diciamo, la zona della lombare. Mentre invece c'è sempre della Imetec, il prodotto che si mette solo nella zona della cervicale, magari ve lo mostro, ecco questo qua. E questo, come vedete, poi non vi permette di svolgere anche la funzione di scaldaletto. Questi sono gli altri modelli, quindi io ho scelto questo perché mi permette di utilizzarlo in 3 modi diversi. Quindi vi vado a mostrare adesso un po' da vicino come funziona. Le dimensioni, come viene riportato anche qua, sono 61x38 centimetri. È bello spesso, morbidissimo. Qua si riesce magari a vedere un attimo le varie serpentine dove ovviamente viene riscaldato. Consigliano di non metterlo a contatto con la pelle e di non metterlo se avete appunto la pelle unta con qualche prodotto, perché si può appunto correre il rischio di scottarsi. Questa è la parte esterna, la parte interna è questa. Diversa, come vedete, lo vado a girare. Questa è l'etichetta che vi dice che potete lavarlo anche a 30 gradi. Come fate? Andate a staccare la spina e potete appunto lavarlo. Io non l'ho ancora lavato. Questo è 250 volt, 15 ampere. Si va ad attaccare qui, la prima cosa che dovete fare è un po' la cosa che, se devo trovare proprio il pelo dell'uovo, mi ha lasciato un po' così, è il fatto che andando ad attaccare la cinghia, come vedete, se non fate proprio attenzione, può andarsi a sfilacciare un po' questa parte, perché ovviamente questo si attacca e quindi un po' l'inconveniente. L'etichetta e il telecomandino. Già qua abbiamo la lunghezza del cavo e poi la lunghezza che va alla presa della corrente sono all'incirca, se non sbaglio, 2 metri. Telecomando, come funziona? Si va a accendere schiacciando questo bottone, si mette sul livello 5, quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5 livelli. Ovviamente più è alto il numero e più la temperatura è elevata. Per regolare la temperatura vi basta schiacciare questo pulsante. Il livello 5 è quello che si mette sempre appena schiacciate il bottone di accensione e spegnimento e serve appunto per riscaldare in pochissimi minuti, ma neanche 5 minuti al massimo, il termoforo. Gli altri livelli, come vedete, basta schiacciare 1, 2, 3, 4, 5, si vanno a impostare. Io lo lascio solitamente sul 2 o al massimo il 3. Io non so quelli che scrivono sui commenti che veramente non riscalda tanto come fanno, perché io già il 3 lo sento veramente caldo, quindi arrivo massimo al 3. Il 5 lo mettete magari se volete immediatamente riscaldare, non so, il letto o se lo volete subito caldo in azione. Però se lo usate per un uso prolungato, consigliano anche di mettere l'1 o comunque 1, 2, 3, io mi terrei sempre a questi livelli. È come fare un bagno caldo, diciamo che ti rilassa, ti riscalda tutta l'area. Poi
Poi devo dire che adesso che fa freddo è davvero ideale. E niente, magari adesso vi vado a mostrare un po' con il termometro laser la temperatura. Attenzione a non mettere mai il telecomando sopra il cuscino e ovviamente non usatelo troppo a lungo, nel senso va bene sì il calore, però non per un uso troppo prolungato. Va anche detto che dopo 3 ore automaticamente il prodotto si spegne, va in stand by. Io perché ho preferito acquistare questo prodotto della Imetech, non è una sponsorizzazione né niente, però a differenza di molti prodotti anche che trovate su Amazon, non hanno una garanzia e anche non è detto quindi che andando ad usare un prodotto comunque che è elettrico, si riscalda eccetera, ci possa essere magari il rischio di incendio. Quindi un prodotto comunque conosciuto della Imetech, mi aspetto una certa garanzia. Non andate, ecco, a risparmiare quei 10-20 euro su altri prodotti che sono poco conosciuti anche a livello di marchio, perché magari poi si può rischiare avere brutte sorprese. Quindi quando si parla di aspetti elettrici eccetera, puntate piuttosto su un marchio conosciuto, che c'è anche comunque il marchio europeo. Adesso andiamo a vedere insieme la temperatura. L'ho appena acceso sul 5 e vi vado a mostrare quant'è la temperatura. Siamo già sui 29-30 gradi, ovviamente andrà solo ad aumentare, e devo dire che appunto adesso il calore comunque si disperde perché è aperto, ma quando lo andate ad avvolgere sulla zona lombare, comunque vi mettete sopra con la schiena, il calore viene appunto trattenuto. Adesso ci vorrà un attimo, ma vedrete che la temperatura tenderà a salire. Come vedete la temperatura aumenta, siamo a 40 gradi. Adesso vado a mostrarlo proprio in diretta, cioè la temperatura aumenta e siamo sul livello 5, quindi è veramente caldo, piacevole, quindi è come un po', come dicevo prima, un bagno caldo. E devo dire che vi aiuta tantissimo se avete problemi alla zona lombare, alla cervicale. Tra l'altro ho recensito anche questo prodotto, che l'ho pagato una stupidaggine. Vi lascio il link anche di questa video recensione. È un cuscino diviso in vari scompartimenti con all'interno dei noccioli di ciliegio, e devo dire che lo mettete 2 minuti all'interno del microonde e vi dà un effetto riscaldante bellissimo, che potete appunto poi utilizzare sull'addome o sulla zona cervicale appoggiandolo, e mantiene per diversi minuti il calore. Questo è anche un ottimo acquisto. Bene, se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela, vi lascio il link in recensione del prodotto, così magari lo trovate anche voi in offerta, e ci vediamo alla prossima review.